progetto della Lega di Serie B contro le frodi sportive, contro il calcio scommesse. Il credito sportivo si è affiancato, diciamo, a questa iniziativa. Sì, siamo vicini alla Lega di Serie B, come alla Lega di Serie A e alla Lega Pro in questo progetto, innanzitutto perché ci crediamo per il valore etico dell'iniziativa e poi sicuramente anche perché, come abbiamo avuto modo di parlare anche ai giocatori, alla società, se il pubblico si disarmora a questo sport e il gioco non è più pulito e sanno che praticamente le partite sono truccate, non vanno più allo stadio, quindi non pagando più il biglietto praticamente le società si trovano in difficoltà finanziaria, non possono più fare fronte agli impegni che hanno preso e non pagare neanche più gli stipendi dei calciatori. Siete un istituto molto vicino ovviamente per le vostre caratteristiche alla realtà sportiva, un ruolo anche di responsabilità sociale in questo senso. Sicuramente sì, il sociale per noi è molto importante, siamo sempre in prima linea in tutte le iniziative sociali che si presentano per affiancarle con il nostro contributo. Come chiedevo agli altri protagonisti di questa conferenza, che riscontri avete avuto dovendo insomma, incontrare tutte le realtà professionistiche sparse per l'Italia? Ma sicuramente per noi, appunto, oltre a essere una importante proprio per manifestare la nostra vicinanza alla Serie B, è importante anche per poter incontrare tutte le società di calcio e per poter presentare i nostri finanziamenti, tutte le iniziative che abbiamo in piedi anche con la Lega di Serie B per la ricostruzione di tutti quanti gli stadi.